City è un'iniziativa che è l'espressione della città, l'espressione della città che legge, l'espressione della città che produce libri, l'espressione della città che vuole leggere. È un'iniziativa diversa da tutte le altre, perché non nasce dall'idea di un comitato scientifico, ma dà voce a un distretto culturale editoriale che è ricco di non solo di case editrici, di librerie, di biblioteche, ma anche di tantissimi professionisti, traduttori, grafici, illustratori che a Milano hanno trovato l'humus per esprimersi e che in queste giornate offrono la loro competenza, la loro professionalità ai lettori e a tutti i cittadini. Noi abbiamo circa 1400 classi che lavorano con noi, dalle scuole materne fino alle secondarie superiori. Il progetto è lo stesso di Book City, quindi anche qui raccogliamo i progetti, li presentiamo alle scuole, ma la differenza è che questi progetti non si svolgono in tre giorni soltanto, nelle tre giornate di Book City, ma durano tutto l'anno. Il programma delle università di Book City quest'anno è un programma molto ricco perché sono tante le università e le accademie che sono state coinvolte. La cosa che mi sembra interessante del programma di quest'anno è il fatto che gli oltre 160 eventi delle università entrano in un coro più grande con i territori, con le altre istituzioni e con Book City in generale. Io credo che sia l'evento di libri più amato e conosciuto dai milanesi, innanzitutto perché permea tutta la città e poi perché è la voce della città. Quindi io immagino che per la prima volta con Book City 7 anni fa, con grande emozione, Milano si è scoperta non solo una città della moda e del design, ma anche una città dell'editoria.